Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, ma soprattutto benvenuti all'interno della decima edizione della Derby degli YouTuber. Un'edizione storica, sono quasi emozionato perché partivamo 6 anni fa circa, era il 4 dicembre 2016 quando sul canale usciva il primo derby. Eravamo in un campo molto più piccolo, in un campo a 5 da calcetto, perché l'idea del Derby degli YouTuber nasce così, un semplice calcetto tra amici per passione, per divertimento. E a proposito di calcetto tra amici, bello, divertente, quello che volete, ma qual è la rogna più grande che avete ogni volta che bisogna fare un calcetto tra amici? Il pagamento. Il pagamento, perché c'è chi si scorda la quota, c'è chi non mette i soldi, c'è chi si pago dopo che me li anticipi, e quindi io voglio risolvervi i problemi e ne approfitto per presentarvi lo sponsor che ha deciso di sposare questo Derby X, questa decima edizione, ovvero Satispay. Che cos'è Satispay per chi non la conoscesse? Si tratta della migliore app, a mio modo di vedere, per la gestione delle vostre finanze a 360 gradi. Tanto per cominciare, potete inviare denaro ai vostri amici, così da evitare problemi con la quota del calcetto, ma più in generale potete pagare nei negozi anche a distanza senza dover toccare per forza il POS, pagare multe, bollettini, pubblica amministrazione, ricaricare il vostro telefono, risparmiare, fare donazioni, salvare e visualizzare tutte le vostre tessere, come ad esempio tessera sanitaria, codice fiscale, carta fedeltà, gift card e anche tuzia coapelata col cerchietto. Esattamente, vi lascio il link in descrizione per scaricare l'app e vi lascio anche un coupon, perché il download dell'app è gratuito, ma ci sono delle funzioni chiaramente a pagamento, e quindi con il mio coupon avrete un bonus benvenuto di 5 euro, che vi saranno utili chiaramente per muovere i primi passi nell'app e anche per pagarvi il calcetto sostanzialmente. Ma ora torniamo a noi, torniamo a questa decima edizione, torniamo alla magia di questo pomeriggio, e ovviamente devo presentarvi chi commenterà il derby degli YouTuber, come per Milan Roma riconfermati Om e Fuse Gamer, che racconteranno questo derby degli YouTuber. Ciao ragazzi. Sì. Beh, ovviamente riconfermati dopo la grandissima prestazione dell'ultima volta. Chi devi chiamare? I Pirla Svuta. Però non avete portato bene alla Roma. Alla Roma no, ma oggi sì. Domanda scontata, anche se non lo è. Oggi regolamento come siamo messi? Ah, il regolamento è più o meno quello di sempre, ma giustamente non scontato, bravo, perché non l'abbiamo mai esposto ai ragazzi a casa. Quindi si gioca 2 tempi da 30 minuti. Le cose che contano sono fondamentalmente le espulsioni. Quando un giocatore, non è mai successo tra l'altro espulsione nel derby di YouTube, vedremo oggi, sì, vedremo, sì, oggi, sì, ma se dovesse arrivare, la squadra è obbligata a fare un cambio, quindi abbiamo 2 squadre da 10, quindi 2 cambi a squadra. Ipotesi: nella Roma vengo espulso io, deve per forza entrare Raid, ok? Ma non entra subito, entra dopo 10 minuti, perché la squadra giustamente deve essere penalizzata, e quindi, a parte che se esco io è avvantaggiata, sì. E poi soprattutto deve giocare con l'uomo in meno per 10 minuti. Se si pareggia si va ai calci di rigore, come a settembre. Ragazzi, è arrivato il momento di presentare le special guest, perché comunque oggi è un giorno davvero davvero importante. Io direi di presentare prima il romano e poi il laziale, Leo. Eccolo qua. Ciao Leo. Cosa ti aspetti da oggi? Ma da oggi mi aspetto, oggi mi aspetto che ci divertiamo, che sia una giornata bella, insomma c'è pure un bel sole, insomma, e vinca il migliore. Poi tra una settimana speriamo che invece che vinca la migliore. Che poi, se facciamo parlare solamente il romano, è brutto, quindi chiamiamo anche il laziale. Però non dimmi romano, perché lui si offende. No, romanista, perdonatemi. Hai ragione, in parte hai ragione, nel senso che ancora devono capire che purtroppo a Roma c'è una squadra sola. Ci sono cose che non tutti possono capire, però quello che oggi penso che siamo tutti d'accordo, l'importante è che vinca l'amore, lo sport, il divertimento, l'amicizia. L'importante poi che tra una settimana, come dicevi te, una settimana ne riparliamo. Esatto. Una settimana ne riparliamo. Vedere oggi chi vincerà, ragazzi. Ma allora, io ho saputo che la Roma è in netto svantaggio nelle vittorie nei derby degli YouTubers, quindi immaginavo. Io guarda, pure un po' per lo spettacolo, perché se vince ancora la Lazio, e che fai? Certo, dobbiamo darci un po' il campo. Da 1-0 per la Roma, 2-0 per la Roma, probabile così, che oggi, dai, è probabile che oggi. Anche perché ho visto chi gioca in campo pure 3-0 per la Roma. Non vedo tanto. No. Insomma, la forma fisica non è proprio il top, però insomma. Ah, diciamo che non c'è proprio l'atletismo che ti aspetti nelle grandi occasioni, per il pubblico almeno. Però dai, c'è stata la simpatia, la volontà c'è. Assolutamente, quello sì. L'importante è quello, speriamo di divertirci, speriamo che sia una bella partita per tutti. Adesso facciamo un gioco con loro, Omar. Esatto. Sentiranno i rispettivi capitani, però dell'altra squadra. Quindi Mike sentirà Fede e Leo sentirà il passaggio del testimone. Qual è l'altro capitano, non mi ricordo.
Ciao ragazzi, guardate chi vi ho portato, il capitano della Roma, degli youtubers. Sarebbe bello essere il capitano della Roma, però. Sarebbe molto bello. Però di capitano ce n'è uno solo, no? Da quello sì. Che so. Esatto, ma siamo d'accordo, siamo d'accordo. Va bene, va bene. Allora, ti vedo bello carico, quindi non ti chiedo neanche un pronostico perché immagino che... Il pronostico, posso dirti la verità. Vai. Io, allora, siamo arrivati alla 10ª edizione, lo dicevo anche prima, quindi per me la priorità oggi è godermi il pomeriggio, perché pensando a quel primo derby, eravamo in un campo da calcetto, con materiali tecnici sicuramente più discutibili di quelli di oggi, la priorità è essere qui, goderci il pomeriggio e divertirci. Poi, ovviamente... vogliamo vincere, perché in campo si gioca sempre al massimo e quindi vogliamo vincere, però la Lazio è più forte, ha vinto più derby e quindi vincerà. Come si ferma la Lazio? Perché ho visto che ci sono un po' di volti nuovi. Allora, si ferma sicuramente giocando da squadra, cosa che non abbiamo fatto per molte edizioni, ma che abbiamo fatto a settembre, vincendo secondo me anche meritatamente, al di là del fatto che abbiamo vinto soltanto ai rigori. È stata una partita bellissima, combattuta, e che ha riassunto molto il senso del derby, proprio per l'aver dato tutto fino alla fine. Anche loro hanno dei volti nuovi, oltre a noi, quindi è un po' una partita... piena di incognite, no? Dirti come si ferma la Lazio non si può dire. Diciamo che questo è uno dei derby più incerti, perché è uno di quelli dove ci sono stati più cambi sia da una parte che dall'altra, quindi può essere divertente. E come vedi, rispetto al derby di Serie A, questo derby, insomma, chi è un po' l'immobile e l'Abraham delle due squadre? Ma allora, diciamo che abbiamo grosse assenze da una parte e dall'altra e grosse novità. Da noi l'immobile può essere Nicolas dei Footwork, che è una new entry che gioca davanti. Loro sinceramente non ho capito come giocano, quindi non so chi dirti di Abraham. Siamo il finto 9, finto 9. Esatto. Quindi niente, capitano, in bocca al lupo. Crepi ovviamente, da laziale, crepi lui. E dai. Che vinca il migliore. Facciamo fare l'ingresso ai giocatori della Lazio. Partendo dal portiere, Matteo Cobianchi, Giovanni Stramacci, Diego di C-System, Nemos, Arcos di Laziale Ponderato, Nicolas dei Footwork, Lollo Giampaolo, Savage, Sespo e il capitano Gigi! E ora tocca alla Roma! Partiamo dalla porta con Antoine, Ivan Grieco, Sequel, Henry the Footwork, Akira, Reid, Principe, Kundispa, Blur e il capitano Federico Marconi. È tutto pronto? L'arbitro dice ok. Si parte! Intanto qui abbiamo Henry contro Nicolas. Il derby. Il derby nel derby. Esatto. Ma subito dall'altra parte la Roma con Federico Marconi. Che la può passare al centro dove c'è Blur. Palla in avanti per Sespo. Attenzione, Sespo a testa! Esce il portiere! Calcio di punizione. Fallo in attacco. Fallo in attacco di Sespo. Si tocca la testa a Sespo. Speriamo non si sia fatto nulla. Gli ho dato una testata sul pugno. Sì. Attenzione, abbiamo Mike. Gli ho dato una guanciata sul pugno. Qui la Lazio recrimina già, quindi un possibile calcio di rigore che non è stato assegnato. La Lazio si lamenta, ma intanto la Roma attacca con Principe, che può calciare. Principe! 1-0 Roma! E Leo esulta! Esulto sì, con quella maglia non poteva non tirare un tiro del genere, insomma. De Rossi, ce lo ricordiamo quanti gol ha fatto così. E allora Gigi può ripartire, il capitano della Lazio. Sempre lui, salta un uomo, prova il tiro, deviato! C'è Lollo qui che recupera di nuovo il pallone, Reid entra, salta due uomini, ma c'è Sigolfo! E l'entrata di Nicolas! Principe, perde la palla alla Roma, il destro! Oddio, l'incrocio pieno! Il destro di Savage! Che
Che partita, ragazzi! Piena di emozioni! Scarica per Principe, ma sbaglia. Attenzione a Nicolas. Da solo Nicolas, salta il portiere Nicolas! Non ci credo! Non sbaglia, ragazzi! Attenzione, pressato. Dentro per Savage. La mette dentro, deviato il pallone! La palla è lì, attenzione Nicolas! Molto non ci credo! Qui da Roma. Che sfortuna! Sculata, sculata qui della Roma. Federico Marconi, però. Non perdiamo tempo perché dall'altra parte c'è la Roma con Reid che può provare il test, non lo fa, scarica per Federico che può calciare ancora Federico! Niente, niente da fare per il capitano della Roma dall'altra parte, mamma mia ragazzi che partita! Savage, Savage ancora la palla! Che intervento di Ivan, mamma mia, provvidenziale! Mamma mia ragazzi, che intervento! No, ma noi l'avevamo preparata così, il game plan è questo, è fargli... Insomma, sì, esatto, li facciamo correre un po', un golletto, ci credono, poi dopo, zac, ecco che colpiamo. Però abbiamo il momentum a sfavore, a quanto pare. Niente. Ecco, 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 guarda, guarda. Giampaolo che può scaricare dietro. Bravo, fallo. Eccolo! Vedi, è così. Mike Sciuscia, porta fortuna alla sua Lazio. Amico, il campione è così. Può scaricare per Principe, che è il fulcro di questa Roma. Scarica per Federico, che sulla sinistra può metterla al centro. Che colpo per Cusinha! Che gol! 2-1 Roma! Che assist del capitano! Ha segnato con la numero 9! Kun! 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 2-1 Roma! Nemos controlla questo pallone, lo mette in mezzo, tira all'incrocio! Traversa Camel! Cosa sta succedendo? Io non ci credo. Cosa? Camelino, che stiamo vedendo, Camelino? Principe, Principe sempre Principe, lì. Principe, che riparte per la Roma, ha tantissimo campo davanti Principe, la palla dentro per Kundispa, Kun! Copianchi! Riparte con Henry. Palla per Kundispa, attenzione col tacco per Reid appena entrato, attenzione ci prova col mancino, il portiere c'è e giù niente, 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 lo scarica in avanti per Akira che la può dare lunga, attenzione Akira, palla per Kundispa che ci può provare, ancora con Kobianchi oggi protagonista, morde le caviglie degli avversari, ancora finisce il primo tempo 2-1 per la Roma. Che partita, ragazzi! Allora, siamo troppo lontani. Esatto. Siamo lontani, la difesa sta qua e l'attacco sta qua. Dobbiamo stare così, sì. Perché pure se sto solo e siamo vicini è più facile per me. Ma se voi uno sta qua, uno sto qua. Comunque, okay, ragazzi, c'è un fallo al centrocampo. Salimo, fammi un cross. Non giochiamo subito qua prima. E quello devo lo dire, però pure tu Carlo, pure tu Carlo, cercando se manca. Oh, in linea di massima, siamo avanti 2-1. 0-0. Cioè calmi, testa, no, parliamo di... perché ecco, sì. ho detto i tiri da fuori. Principe gol. Sì, davvero. Sì, però pure noi stoppamola, Simo, tu hai provato due volte a tirare di prima. Boo! Siamo nell'intervallo e siamo con un grande protagonista. Esatto. Forse il migliore. Grande esordio per Principe. Come ti senti? Come sta andando? Un po' corto di fiato, però dai, abbastanza bene. Diciamo che stiamo difendendo benino. Siamo un po' fortunati in questa prima frangia, in questo primo tempo, mi sto pure incartando a stanchezza. Comunque dai, speriamo di poter fare un bel secondo tempo e chissà di fare un altro golletto. Ve la portate a casa? Non lo so, diciamo che siamo stati un po' fortunati in questo primo tempo, dobbiamo essere un po' più compatti e possiamo farcela. Bella partita direi, abbiamo avuto tantissime occasioni. Sfortunati. Sfortunati, 3 o 4 pali traverse, non so. Adesso dobbiamo cercare di essere più cinici. Ci credete? Minchia, sì. In bocca al lupo allora. Spirito giusto. Ci crediamo ragazzi e cercheremo di vincerla. Vai, vai, vai. Vai Nicolas. Comincia il secondo tempo della 10ª edizione del derby degli youtuber. E allora può giostrare la Roma con Grieco che allarga qui per Akira che alza la testa e cerca di capire a chi darla. Con Fede, attenzione Marconi, il capitano della Roma che riparte dietro per il fulcro. Principe per Kundispa che alza il pallone, attenzione, chiedono un fallo di mano che non viene dato, Gigi cade a terra, Gigi il capitano supera qui Principe, potrebbe tirare, ci prova col mancino, Antoine c'è, sempre lui,
L'appoggia qui per Kundispa che protegge il pallone, schiena la porta, la palla qui per Marconi, attenzione che ce l'ha sul bacino, prova il bacino, parata! La parata di Cobianchi, Gigi, la palla dentro per Lollo, Lollo Giampaolo, Nicolas! Che rete! Mamma mia ragazzi! L'ho detto! Si rifà dopo il calcio di punizione, con sbagliato. La rete predetta! Molto difensiva in questa fase di gioco la Roma, che non cerca, che non trova spazi, non trova niente. Giampaolo dall'altra parte, calcio d'angolo oppure... No, non è calcio d'angolo né punizione. Sembra che si sia fatto male Lollo, rimane a terra, si tocca la spalla. Chiedono il ghiaccio se c'è per Lollo, che veramente ragazzi è fatto male. Palla in avanti per Savic che lotta con Ivan Grieco. Ancora Ivan Grieco, che partita la sua. Harry dei footwork per Principe, che ci può provare, palla dentro per Kun, il tacco Principe, che azione stava per uscire, poi Harry. Attenzione, la palla dentro per Principe! Principe! Incredibile! Col Sium! Il Sium di Principe! Principe Totti! Principe. Che gol! Ecco il Principe Prime, signori! Grazie Andrea, allora Gigi riparte sempre con Nicolas. Nicolas, attenzione, ce l'ha sul mancino, se la porta di nuovo sul mancino, salta tutti, Nicolas, il palo, Gigi, di nuovo Gigi, che muro la Roma! Non ci credo ragazzi, non credo ai miei occhi. Che muro! Ma che azione ha fatto Nicolas! Che allarga per Blur, che controlla bene il pallone, avanza Blur, attenzione, sempre Blur, in mezzo a due, di nuovo Blur, potrebbe provare il tiro, attenzione Blur, entra dentro l'area, ci prova con destro Blur! Blur! Che gol di Blur! Un gol alla Maradona! Attenzione! Alla Maradona! 4-2 per la Roma! Tutti ad abbracciarlo! Mamma mia ragazzi, che gol! E no! E no! Che succede? La maglia della Lazio! Quindi... con la 10 di Totti. Era una gag preparata, l'avevamo deciso all'inizio della partita, queste partite sono già preparate a casa. 4-2 per la Roma, la Lazio però non molla. Gol della Roma che è arrivato proprio nel momento migliore della Lazio forse, attenzione Gigi al limite della... Col mancino! La Lazio ci crede! La Lazio ci crede! La Lazio ci crede signori! 4-3, adesso è diventata... una partita incredibile! Che partita, Kamel! Principe e recupera Principe la palla! Obrezzemolo, va giù! Antoine con tutta la calma del mondo scarica per Sickwolf. Ancora Antoine! A campanile sto pallone, ma Sickwolf c'è, attenzione Gigi! Sempre Gigi, salta un uomo, ci prova Gigi! Attuando! Pareggio! Pareggio! 4-4! Assurdo! Assurdo! Che rimonta da parte di Bianco Celesti! Incredibile! Di cuore Kame! Di cuore, assolutamente sì! Invade anche il mister Mike! Il mister in campo! Mister, venga qua! Il campione è così, i campioni sono così. Pazzesco, ragazzi! La Roma ha subito due botte incredibili. Attenzione, perché manca poco e teoricamente su questo punteggio ci sarebbero i calci di rigore. L'arbitro guarda il cronometro e finisce! Calci di rigore! Attenzione! Sembra un film! Che partita! Testa, Bianchi sarà il primo rigorista per la Lazio.
quindi parte il portiere. Portiere contro portiere. Attenzione. I fischi da parte del pubblico. Parte con Bianchi. La rete, 1-0 Lazio. E si parte così. Sul dischetto. Raid. C'entra il primo pelatone, Raid. Bianchi chiaramente stavolta in porta. Attenzione, parte Raid. Fuori. Io vorrei ricordare al pubblico e le persone a casa che c'è una regola nel mondo del calcio: chi sbaglia per primo un rigore, non lo dico però. E ce lo ricordiamo bene a st'estate. Attenzione, Brancicchi! Lo segna, la Lazio va sul 2-0. Sulla palla va Blur, una palla che scotta la sua. Dopo la rete fatta nei 90 minuti, vediamo un po' se andrà a realizzarne un'altra. Attenzione Blur, palla la Rabona! Che gol! Ragazzi, oggi scatenato. Sulla palla ci andrà Nicolas dei Footwork, con un'ottima prestazione. E niente, 3-1 Lazio. Vedremo se accorcerà adesso la Roma con Kundispa, che anche lui nei 90 minuti ha fatto una grandissima rete, un colpo di testa incredibile, cavolo. Vedremo se accorcerà il risultato. Attenzione Kundispa con Porto Bianco. Parte Kundispa col destro, pallone centrale. Bianchi non ci arriva. Questa volta Savage sul pallone. Savage sul pallone, i fischi del pubblico. Potrebbe andare sul 4-2 la Lazio. 4-2 la Lazio, vediamo. La parata! La parata di Antoine! La scossa di Roma! La scossa di Roma! Bianchi nel mentre è andato in porta e ha preso il pallone. Si potrebbe riandare in parità. Principe sul dischetto. Attenzione, parte Principe! Che cazzo è il portiere! Gran rigore Kamel! Ci sistema, attenzione, parte spiazza Antoine! Che rigore! E adesso questo pallone scotta perché se lo sbaglia, in teoria la Roma ha perso. Mancino sempre incrociato. Attenzione il capitano Federico Marconi con la palla più pesante della partita! Il gol! Sì, si abbracciano, è gol, Si è andato il tranza Kamel! E il primo che sbaglia... Se Stramacci... Stramacci sul pallone! Attenzione! La tensione! Parte Stramacci! No, Antoine! L'aveva intuita Kamel! Rigore un po' maldestro il suo! Alla palla va dentro! Sì! Akira, no, Henry dei Footwork sul pallone. Che responsabilità, il suo esordio. Non vorrei dire, ma se sbaglia la Roma, ha vinto la Lazio. Henry dei Footwork sul pallone. Parte Henry, parato! La parata! E la Lazio vince il decimo derby degli youtuber! Facciamo comunque i complimenti ad entrambe le squadre, perché è stata una partita incredibile. Dai, Federico! Dai, Gigi!
Eccoci qua ragazzi, con i due capitani delle due squadre, una partita veramente combattuta, una partita incredibile, vediamo già delle mezze lacrime, però anche degli abbracci, insomma delle strette di mano. Sensazioni, Fede, questo derby è andato così, il decimo, avete perso ai rigori, però è stata una bella partita. Parto guardando il bicchiere mezzo pieno, ai rigori abbiamo vinto a settembre, abbiamo perso oggi. Chiudere una stagione di derby con una vittoria e una sconfitta comunque non è male, tra virgolette, anche se il derby, diceva qualcuno, non si gioca ma si vince. Noi oggi stavamo riuscendo a portare avanti questo motto perché hanno giocato meglio di noi, hanno preso tanti legni, hanno creato parecchio. Noi abbiamo chiaramente dei rimpianti, perché se sul 2-1 io metto dentro quel pallone del 3-1 va a capire, se sul 4-2 non prendiamo subito il 4-3 vai a capire. Quindi noi abbiamo sicuramente dei nostri demeriti, perché quando sei avanti di due gol e perdi la partita hai sempre dei demeriti in qualsiasi caso e a prescindere dal tipo di partita che è, perché torno a ripetere, loro hanno meritato da un punto di vista globale. Ai rigori fa male perché almeno io ho segnato al primo tentativo, stavolta. Sognavo di battere quello quantomeno decisivo per la vittoria, e la cosa che mi dispiace tantissimo è che sul rigore dopo, e si vede da un'inquadratura, Fede la tocca ma la palla entra lo stesso e lì si è capito che qualcosa doveva andare male. Rigore dopo purtroppo Henry, che ha fatto un'ottima partita, purtroppo ha giocato poco nel secondo tempo e mi dispiace perché ci siamo coordinati male, ma ha fatto veramente tanto tanto bene ed è stato un valore aggiunto, lui come principe, doppietta, due impatti devastanti, e sarebbe stato bello vederli contro l'Inter. Però giocherà la Lazio contro l'Inter e noi ci rifaremo l'anno prossimo e alla YouTuber Summer Cup. L'altro capitano, vero Fede, ci dice se avessi fatto, voi se aveste segnato tutti i tiri con i pali, quando finì? Ne stavamo parlando a fine primo tempo perché abbiamo avuto tante occasioni, ora a parte i pali anche proprio tante occasioni, belle parate ovviamente anche da parte di Antoine, quindi questo c'è da dirlo. È vero anche quello che ha detto Federico, perché loro a un certo punto potevano prendere in largo, però devo dire che meritavamo di più, quindi sono contento e ci siamo ripresi dalla vittoria ai rigori. Dico una cosa, che abbiamo comunque concluso una stagione di derby senza mai perdere, perché sono stati due pareggi, è incredibile. Ma infatti la cosa bella è quello che hai detto anche tu prima, è che una vittoria ai rigori, un'altra vittoria ai rigori, anche se io avevo una grossa paura e finisse come l'altra volta, perché avevamo recuperato noi, pure stavolta avevamo recuperato noi, ho detto ora va finito. Almeno stavolta avete completato la rimonta e sì. Mi permetto di dire successo meritato. E sono curioso adesso a maggio di vedere Lazio-Inter. Anch'io, molto curioso. Ragazzi, fa male perché quando giochi una partita, che sia Roma-Lazio, che sia un calciotto tra amici, sei avanti e poi la perdi, per quanto l'altra squadra abbia fatto meglio, come dicevo, fa male. Fa male perché è la decima edizione, ma è bellissimo il contesto. È una vittoria a prescindere per tutti noi oggi essere qui, goderci l'atmosfera, goderci un pomeriggio e soprattutto le tantissime persone che sono venute all'evento e che inquadriamo, ragazzi. Sì! Un saluto! Sì! E allora questa forse è la vittoria più bella. Ci prendiamo questa oggi noi e ci vediamo con il prossimo derby. Ciao ragazzi!